Ciao a tutti, ciao e buon pomeriggio. Spero che sia stata una bella partita per voi ieri pomeriggio contro il Lumezzane. Oggi volevo fare una disamina veloce della situazione. Ovviamente, come ho detto nel video di ieri, non la prendo molto con le pinze. Non ho, appunto, non l'ho riportato ieri, non ho voluto parlarne ieri perché è una partita, diciamo, che ha il suo li comincia e li finisce, diciamola così. Ci sono un paio di spunti, tre vorrei dire, che vanno presi in considerazione oggi. Uno, Adli, due, Origi, tre, il modulo. Allora, partirei dall'ultimo, che è il modulo. Come avete visto, questo 3-5-2 adattato con il falso, la faccetta, diciamo, del trio a centrocampo, un po' particolare appunto per le assenze, chiaramente, perché per la Coppa del Mondo e le vacanze che non sono finite per tutti, però abbiamo visto dove Tonali e Vranks hanno giocato una buona partita, vorrei dire, anche come, diciamolo, chiamiamolo tipo esterno, braccetto esterno più che altro, lo chiamerei a Vranks per questa partita, giocata decentemente e anche per Adli. Qui si va a porre appunto questo 3-5-2 come io avevo paventato un po' di tempo fa, prima della fine della sessione del 2022 della Serie A, dove sono un po', diciamo, confuso su il come possiamo portare ad avere un 3-5-2 attuale con i nostri giocatori veri, quindi con il nostro titolare, e che benefici può portarci. Il 3-5-2 di Pioli ieri potrebbe essere stato semplicemente appunto per le assenze, oppure appunto l'inizio di una transizione importante per il nostro modulo di gioco. Come avete notato, ci sono stati molti sbilanciamenti, perché questa è una cosa normale con una transizione, appunto parte per gli interpreti, secondo appunto per una cosa nuova, un nuovo tipo di gioco, un nuovo stile di gioco. Questo comporta pratica che ovviamente non è ancora stata fatta a sufficienza per riuscire a portarla a termine. Lo vedremo questo 3-5-2 se ci sarà contro squadre più importanti come il Liverpool e come l'Arsenal, appunto a breve, perché i ragazzi sono a Dubai già, e vedremo a breve il 12, se non sbaglio il 13 c'è la prima, capiremo meglio se sarà utilizzato ancora questo modo di gioco o no. Una cosa importante che questo modo di gioco ci porta a vedere è che la fase difensiva un po' pecca su determinati tipi di azioni, ma soprattutto appunto secondo me è determinante il fatto degli interpreti. Questi ragazzi giovani appunto della primavera non hanno bisogno, diciamo, smaltiscono meglio i carichi di lavoro. I nostri, avete visto ieri, erano molto appesantiti, lo vedevi, i carichi di lavoro sono stati pesanti, si vede in questi giorni, non erano molto, erano un mondo sulle gambe secondo me. Però qui c'è da dire che la fase difensiva, sia a parte qualche scherno, ha giocato decentemente. Il centrocampo molto bene, secondo me, cosa molto meno per la fase offensiva. Qui andiamo a note un po' più dolenti. Io immagino che nel mercato di riparazione di gennaio non arriveranno una punta da rotazione, non ci saranno punta da rotazione nel mercato, immagino faremo quello che abbiamo. Però, ben auspicando la Champions League e la Coppa Italia, abbiamo davanti 26-30 partite ancora da giocare, per cui non posso pensare che la nostra alternativa là davanti sia solamente Giroud, e quando ci sarà, che ovviamente quando giocherà sicuramente farà la differenza, ma quando giocherà sarà la domanda, Ibrahimovic. Origi l'ho visto veramente male, se posso dire la verità, l'ho visto veramente male, l'ho visto affannato, l'ho visto, a parte per i carichi di lavoro, anche appannato mentalmente, come riuscire a spostare il gioco, come far salire la squadra, l'ho visto molto in difficoltà. Stessa cosa Rebic ormai secondo me è a destinazione di Rebic, secondo me andarsene a giugno, questo io purtroppo non posso che arrivo a dirlo, come ho già detto in passato, non vedo il giocatore come era una volta, lo vedo una cosa molto diversa. Ma la cosa che mi preoccupa più di tutti è Origi che o si comincia a far vedere per quello che dovrebbe essere, oppure è stato veramente un errore di mercato. Questo purtroppo va cominciato ad essere considerato come errore di mercato, secondo me, a meno che non ci sia una svolta nel ragazzo prima che dopo, immagino, spero perlomeno, perché al momento non c'è, un giocatore che fa presenza solo numericamente, ma essenzialmente non è un giocatore che al momento serve a qualcosa alla nostra rosa, e questa è la verità. Quindi purtroppo il problema è che quando in un video andiamo a riportare questo tipo di errori passiamo come dei sognatori, perché non si può andare contro le 3M, non si può andare contro la società, contro Pioli. Io purtroppo vado contro su queste cose, perché io reputo che quando c'è un errore bisogna prendersi in mano il problema e risolverlo. Non dico mia colpa giornalistico andare alla Gazzetta a dichiarare abbiamo sbagliato questo giocatore, ma
fare qualcosa per sistemare il problema. Quindi se il giocatore non funziona, fate qualcosa, perché è impensabile avere Giroud fare tutto quanto per 26, 28 partite, 30 partite, per quante se siano, sono troppe partite per un giocatore solo. Quindi Giroud sei da solo, fratello, mi dispiace. Passiamo a Adli, come avete visto ha giocato una partita bellissima, un gol stupendo. Sono convinto che, come avete visto nella preparazione estiva, nelle partite contro il Marsiglia, per esempio, quest'estate ha giocato benissimo anche lì. Nelle amichevoli questo ragazzo dà il meglio di sé. La domanda qui si, direi, pone spontanea, cioè perché non gioca? Perché vogliamo mandarlo in prestito in un'altra squadra? E soprattutto, anche se lo mandi in prestito, in che squadra stiamo mandando? Cioè, teoricamente, i rumors parlano di squadre che si devono salvare, che giocano che nella modalità di gioco la difensiva è la parte più importante. Quindi vogliamo mandare un giocatore che dovrebbe cominciare a esplodere in una squadra che non gioca a calcio. Anche questo secondo me è un po' assurdo. Io quello che penso è che il giocatore debba restare, ma Pioli deve ritagliargli uno spazio per le partite meno importanti, le partite magari che sono più semplici sulla carta, le partite di Coppa Italia, deve giocare, perché questo giocatore per la fase offensiva in tre quarti potrebbe fare veramente bene. Magari abbiamo appunto il ricamo che può aiutarci a far pesare meno il problema che abbiamo sulla tre quarti, e questo è CDK. Questa cosa va smaltita prima possibile. Se lo mandate in prestito va bene, basta che lo mandi in una squadra dove andrà a giocare a calcio, non una squadra che fa del possesso palla e difensivo la sua arma migliore, per cui anche questo è un'altra considerazione che va portata. Ma soprattutto io rimango dell'opinione che il ragazzo, se viene utilizzato, può crescere veramente tanto. Si vede, perché è capace, veramente libera nelle partite amichevoli dove la pressione è minore, il ragazzo sa fare veramente bene, può portare questa cosa anche nelle partite vere, nelle partite serie, per cui facciamoci un pensiero, secondo me c'è qualcosa di buono anche da portare a casa anche su Adli. Signori, con questo intanto grazie per aver ascoltato la disamina della partita di ieri, ci aggiorniamo domani, un saluto, un abbraccio e forza Milan. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, adieu!